E parliamo di basket. Da oggi c'è il classico rompete le righe in casa dell'Enel Brindisi. In questa settimana la società stilerà i programmi per la prossima stagione, che avrà come obiettivo ancora la salvezza. Ma ripetersi a grandissimi livelli, come è accaduto nel girone di andata, non sarà facile. Intanto i numeri dicono che l'Enel poteva competere con le migliori. Intanto spuntano già i primi nomi, il servizio. Al primo posto nelle speciali classifiche stagionali delle schiacciate e delle stoppate, al secondo nella percentuale totale dei tiri dietro Sassari. Queste le particolari gemme di uno score notevole per l'Enel Brindisi, che ha avuto anche il conforto dei numeri per salutare nel miglior modo questa stagione. Certo, viene il rammarico per come è andata a finire, con un girone di ritorno deludente, con un quart'ultimo posto che grida vendetta rispetto al settimo di qualche mese addietro. E qui i numeri contano poco. Un giocatore è valutato anche dal punto di vista emotivo e psicologico, e questi ragazzi, pur bravi e fantasiosi come Gibson, secondo marcatore, e Reynolds, terzo negli assist, per prendere ad esempio i due atleti più importanti, hanno dimostrato di non essere al momento giocatori davvero completi. Probabilmente lo diventeranno, ma crediamo che la città, ma anche gli addetti ai lavori, siano rimasti un po' delusi dal loro atteggiamento. In ogni caso, a loro va dato atto di aver portato tanto entusiasmo tra i tifosi brindisini e tanti canestri al limite dell'immaginario, e a Milano nell'ultima giornata Reynolds ne ha data ampia dimostrazione. Ora si volta pagina, la società sta già programmando la prossima stagione, pur nell'incertezza del budget economico e della scelta del direttore sportivo. Si attende che Giuliani, in corsa nei playoff di Lega 2 con Verona, sciolga la riserva, ma ci vorrà ancora del tempo. Intanto qualche nome spunta sul taccuino di Bucchi e Soci, ma è top secret. Ma i nomi, anche se privi di ufficialità, circolano anche sul web e sui vari siti come Pullen, Fisher, Green, tanto per citare qualcuno in cabina di regia, o Lala Deschon, americano ma girovago in tante squadre europee. Ma sono solo desideri dei tifosi e nulla più. Da qui a luglio di nomi ne sentiremo parecchi. Intanto l'Enel Basket Brindisi ha reso noto che il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Renato Nicolai proseguirà anche nella prossima stagione sportiva. L'accordo è stato raggiunto sulla base dell'ottimo lavoro svolto sinora nel primo anno di Lega, e che ora sarà proteso a rafforzare la presenza dell'Enel Brindisi ai vertici del basket italiano. E sono stati fissati gli incontri con le due aziende che hanno manifestato la volontà di partecipare alla gara per la costruzione del pala eventi. Il 14 maggio alle 9 la prima e alle 10 la seconda. Dopo l'esito di questi incontri l'amministrazione deciderà il da farsi, cioè se proseguire nel programma e quindi indire la gara pubblica oppure rinunciare al progetto. E selezioni ieri presso lo stadio comunale Fanuzzi da parte della società Eurosport Academy, in collaborazione per conto della società Roma SPA per giovani calciatori nati negli anni 99, 2000 e 2001. L'iniziativa di oggi allo stadio è un'iniziativa che tende a valorizzare soprattutto il prodotto calcistico giovanile locale. È un raduno in questo senso fatto per la Roma, una squadra di cui non devo aggiungere altro, e soprattutto in virtù degli ottimi rapporti di collaborazione che abbiamo con il cavaliere Bruno Conti. Noi dell'Eurosport Academy, che siamo praticamente la società che sta organizzando il raduno su Brindisi, abbiamo avuto l'opportunità tempo fa di portare a Roma e di essere prescelto un nostro giocatore, un giovane Giuliano Maglia del 2001. Questa vicenda calcistica ha praticamente aperto le porte per una collaborazione, direi, importante con la Roma, che cerca dalle nostre parti il talento in erba da lavorare e perfezionare nella città capitale d'Italia. Noi siamo orgogliosi come Eurosport Academy di poter contribuire a questo progetto di ricerca del giovane giocatore, specialmente perché pensiamo che Brindisi sia una città dove valorizzare il giovane, il prodotto locale, sia una priorità assoluta, vista la carenza di progetti in questo senso, direi seri. Noi vogliamo lanciare un segnale, il segnale è che la città, vista anche la situazione
sociale deve esprimersi in questo senso puntando sulle risorse locali senza attingere dall'esterno. Brindisi da sempre fucina di talenti che hanno raggiunto campionati importanti, da Benarrivo a Junco, a Chiricò, ad altri. Noi pensiamo di poter contribuire alla crescita per la nostra città come punto di rinascita di un progetto calcistico che speriamo decolli quanto prima. E ultimo appuntamento questa sera alle 21.15 con Basketlandia, la trasmissione curata e condotta da Renato Rubino. Ospite il general manager dell'Enel Brindisi, Santi Puglisi. Sapremo se davvero il Santone lascerà il basket agonistico. Presenti anche tifosi, tra cui Giuseppe Brunetti, e opinionisti come Emilio Zito di DailyBasket.it, Gianni Taveri, oltre a Gianni Russo e Daniela Franco. Quindi appuntamento questa sera con Basketlandia. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.